Maurizio Turone, soprannominato Ramon dai tifosi rossoblù, forse si dice per le basette che gli incorniciavano il volto e la somiglianza con un personaggio cinematografico, nacque a Varazze nel 1948 ed entrò nelle giovanili del Genoa appena quindicenne. Esordì nella prima squadra in Coppa Italia il 3 settembre 1967 a Bari e in campionato il 29 settembre 1968 a Marassi contro il Padova, 2-0 per il Genoa. Turone si rivelò subito uno straordinario giocatore nel campionato 1968-1969 ed ebbe la sua completa consacrazione quando passò dal ruolo di difensore laterale a quello di libero. L'anno successivo vide il Genoa sprofondare in Serie C. Turone decise di rimanere, davvero genoano, e divenne ben presto la bandiera della squadra. In quel campionato 1970-71, Turone fece anche 6 gol, cosa piuttosto difficile per il suo ruolo. Suo rigore decisivo nell'ultima giornata contro il Rimini, ma suo soprattutto il gol straordinario contro l'Entella, dove Ramon percorse quasi tutto il campo con la palla al piede, scartando gli avversari fino a insaccare la palla nel 7, proprio sotto la Nord. Titolava così la Gazzetta del lunedì, Turone come Gerson, ricordando la prodezza del brasiliano in Messico. Quel campionato, che regalò la promozione del Genoa in Serie B, è anche ricordato per la trasferta in Sardegna per la partita contro il Torres, 1-0 per il Genoa. Una nave traghetto fu colmata dai tifosi, insieme ai calciatori, e al ritorno l'attracco in porto fu trionfale, con tutte le sirene che suonavano all'unisono. Turone rimase al Genoa fino a metà campionato nel 1972, venne ceduto al Milan e poi, dopo una breve parentesi al Catanzaro, passò alla Roma. Claudio Nofri, nato a Roma il 24 luglio 1952, ma trasferitosi da bambino a Torino, iniziò la sua carriera calcistica nella fila delle giovanili del Torino. Dopo un breve periodo all'Avellino, nel campionato 1976-77, giunse al Genoa, dove vi rimase fino al 1985, ad eccezione di una parentesi al Toro nel 1978. Disputò con la maglia rossoblù 230 partite, diventando presto il leader e il capitano rossoblù, protagonista della promozione in A nell'81 e del triennio nella massima serie, terminato con la retrocessione dell'84. Curando di più la parte difensiva, in rossoblù ricopriva il ruolo di libero, Onofri segnò pochissimo, solo 3 reti al Pescara e Varese in B, 1980-81, e al Milan nel 2-0, 1983-84. Smise di giocare a 34 anni, ma fedelissimo ai colori rossoblù, divenne prima tecnico della primavera genoana, poi gestì il settore giovanile fino a quando Franco Scoglio non lo chiamò al suo fianco nella gestione della prima squadra nel campionato 2001-2002. I due vinsero il derby del 1 aprile. Dopo le dimissioni del professore, Claudio Nofri venne riconfermato l'anno successivo, ma dopo appena 2 giornate, vinto da uno stress insopportabile, lasciò la panchina. È stato lo scopritore di numerosi talenti, fra cui Domenico Criscito, attualmente giornalista e commentatore sportivo.